Ah, siamo in diretta. Mi puoi parlare in diretta? Ti ho portato un pacco Happy Birthday. Sono girl, cerco la mia cordina. Brutto stronzo, Happy Birthday. Vabbè, basta cantare, dai, che io non c'ho una voce di merda. Però hai le tette. Vabbè, con le tette non si va da nessuna parte. Insomma. Le tette possono averle tutte, la voce no. Amore mio. Bene, quindi adesso come funziona? Perché non sono... Allora, adesso, quando fanno le domande, ci spunteranno qui, vedi? Ah. E noi facciamo... Scopamiche. Siete scopamiche in pratica. Allora, rispondiamo. Allora. No. No, in realtà... Siamo stra-amiche. Stra-amiche e ci amiamo. Ci amiamo. E la soluzione è, abbiamo deciso che quando... Scopamiche è quando tu hai un rapporto con una persona, ci vuoi andare soltanto a letto e poi finisce lì. Il nostro rapporto non finisce. Cosa vuole una donna al primo appuntamento? Io vorrei rispondere a quella. Una donna al primo appuntamento, adesso vi faccio un bel discorsetto su questo. Una donna al primo appuntamento inizia a parlare. Vuole un uomo elegante innanzitutto, quindi aprite sempre la porta, siate educati, siate fini e poi piace l'uomo che... Figa comunque... sei io. Vabbè, cagare, tu sei figa. L'uomo che abbia delle attenzioni sull'altra ragazza, cioè sulla ragazza. Quindi comunque piccole cose, già quando iniziate, no, vieni tu, fatti trovare al ristorante, no, bello, tu mi devi passare a prendere, paghi tutto tu e fai anche il simpatico e il carino e dopo non mi chiedi di andare a casa, perché io a casa non ti ci porto, tu hai una casa e vai a casa tua, questo è tutto. Questo è tutto, passo chiuso, la prossima e non domanda. Vogliamo un uomo che vuole solo sesso, ecco. No, ovvio. Perché noi vogliamo solo sesso, però voi non dovete volerlo, voi dovete innamorarvi, bastardi. Oppure qualcosa di più. Allora, quando siete conosciute in quell'occasione? Allora, quando vi siete conosciute è in quell'occasione? Qua c'è da ridere. Vai, amore mio, allora, date la parola. Me la sono ritrovata a allora, casa. Allora, facciamo così, rispondiamo, una io e una tu. Ok, me la sono ritrovata a casa, lei lavorava con una ragazza che era mia amica, e praticamente è venuta a casa mia lei e non mi ricordo chi. E da subito, cioè, ci siamo... Era la prima persona che ho conosciuto a Milano. Sì, era praticamente la prima settimana che io ero a Milano, lavoravo, quindi non ancora ho conosciuto nessuna. La prima persona che ho conosciuto è stata lei. La prima casa di Milano in cui sono entrata è stata quella la di mia. Luciana Campolongo. Guardate che fortuna. E da subito ci siamo state a cuore, da lì siamo diventate subito amiche, siamo state sempre insieme. Poi io, all'inizio ci eravamo un po' separate, poi l'ho ricercata perché lei fa la personal trainer e avevo bisogno di allenarmi perché facevo cagare, stavo ingrassando. Gli ho scritto ovunque, ragazzi, per email, su Instagram, ovunque, perché volevo farmi allenare da lei perché aveva una motivazione, ti dava allucinante. E quindi poi da lì lei mi ha cominciato ad allenare di qua di là e da, ci siamo veramente unite. Sì, e soprattutto... Diventa più popolare. Mi, cavolo. E soprattutto quando... io e lei ci siamo ritrovate per la passione della scrittura e del canto, sì. E quindi la cosa che mi ha colpito di lei è che passava il tempo ad ascoltare quello che io scrivevo e io passavo il tempo ad ascoltare quello che lei cantava, più mi insegnava a cantare, più ci aiutavamo, raga, ve lo giuro, lei mi leggeva i libri, io rimanevo così, facevo, ma veramente tu scrivi queste cose, cosa, un libro bellissimo, raga, veramente, che quando uscirà dovete andarlo a comprare. E soprattutto ci capiamo perché abbiamo lo stesso carattere, abbiamo più o meno lo stesso vissuto, lo stesso passato e io non l'ho mai giudicata, quando magari persone ignoranti giudicherebbero tutti, perché io sono uguale a lei, quindi non ho niente da giudicare. Sì, siamo identiche. Quindi questa domanda abbiamo, ragazzi, che belli che siete, siamo nei video più popolari in diretta, sono contenta. Quindi vi ringraziamo. Grazie. Questi cuoricini mi fanno impazzire. A te. Allora, andiamo alla prossima domanda. Vi definite fidanzate? La più bella del programma, Luciana, ma alla fine che è successo? Spoiler, please. No, alla fine non è successo niente. Quello che succederà lo scopriremo nella seconda stagione, ma la verità non lo sappiamo neanche noi. Ancora non si sa niente della seconda stagione, esatto. Ragazzi. Comunque è successo che siamo andati in vacanza 4 giorni a divertirci, a scassarci. Bellissima. Ed è successa la qualunque, abbiamo conquistato le discoteche. Che poi quando è finito il reality credevamo che fosse finito, ma in realtà non era finito, ragazzi. Cioè per noi, a noi ci hanno regalato 3 giorni di vacanza in Thailandia. 4 giorni di vacanza in Thailandia. Tutto pagato, cioè, in hotel, cioè, tutti, avevamo tutti una stanza vicina all'acqua, con tutta la produzione, con Elettra, ci siamo divertiti tantissimo, raga, veramente. Quanti anni avete? 22, 23. 22 anni e 23 anni. Perché alcuni non capiscono, devo fare la domanda lì.
Ha detto Cristian che se non lo saluti esce dalla diretta. Ciao, ciao Cristian. Grazie, nel frattempo che rispondiamo, il culo non si vede, quindi abbiamo la faccia da... Raga, non ho cominciato, guarda, io non neanche li leggo i commenti sporchi. Ciao Cristian Prisi, ciao a tutti ragazzi, non vi... puttana, vabbè, tua madre. allora, i commenti... Ragazzi, non ci fate rispondere qua, poi male, perché poi... I commenti che lasciate qua non li riusciamo a rispondere ora e non riusciamo neanche a salutarvi, quindi... Per far sì che noi vi rispondiamo, andate nelle domande che abbiamo fatto nella storia sul suo profilo e noi rispondiamo una domanda per domanda, perché qui sotto non riusciamo a vedere. Non riusciamo a leggervi tutti, ok? Qua. Quindi ciao, andate Antonio. Nelle domande. Amico mio, dovevo. Queste domande sul sesso, ragazzi, ma che domande? Scopate parecchio, quando è stata l'ultima scopata? Siamo due ragazze di 22-23 anni e come tutte le persone normali abbiamo un'attività sessuale, va a periodi, c'è il periodo che ci piace qualcuno, il periodo no, quindi dipende, cioè non è... Ragazzi, cioè penso che sia la cosa più normale del mondo. Uscite cioè... la twerk battle, la faremo, la faremo. Dopo la facciamo. Siete fantastiche, vi adoro, grazie. Ha detto che questo qua, ha detto che siamo bellissime insieme. Grazie. E non è che siamo, cioè, è una cosa difficile da... Cioè, per me siamo ancora insieme, per dire. Sì, nel senso, non è mai finito, raga, secondo me. È un amore che va avanti, cioè, non è che è una cosa sessuale. È più proprio un amore. Poi quello che è successo, però è proprio... cioè, quando ci vediamo capita che ci baciamo, non è che stiamo a dire se fidanzati, capito? Ma va, anzi, quando cioè, ci vediamo, preferisco ci lei che un ragazzo a casa in discoteca. Quindi io e lei ci baciamo, cioè quando ci vediamo sempre, anche se chi ci vede a Tokyo ci vede sempre che ci baciamo, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa... Ma è proprio un amore grande, cioè proprio che ci capiamo, siamo uguali. È difficile pure da spiegare a volte. Sì. È proprio difficile. Allora... Ti aspetto a Caserta. Ragazzi, comunque, sì, verremo in tutta Italia. A breve vi aggiorneremo su tutto quanto, non vi preoccupate. A breve ci sono delle notizie top, eh. Vediamo, vediamo. Vai, scegli in tu una. Allora. Cosa fai? Niente. Allora, questa qua. Vai, siete questa. Ok. Questa. Scegliamo questa. Siete abbastanza felici della vostra avventura ad Ex on the Beach? Siete bellissime, mi salutate? Allora, ti salutiamo. Ti salutiamo tanto, ti mandiamo un bacio grande. Io direi di essere stracontenta della mia avventura ad Ex on the Beach. Sono contenta che è entrata lei come mia ex, perché io non me l'aspettavo. Nessuno delle due sapeva che entrava, quindi è stata una sorpresa bellissima, perché ve l'ho detto anche in un'altra diretta. È stato bellissimo condividere questa esperienza con lei, perché cioè, mi sono trovata Luciana in Thailandia, per me è stato il regalo più grande della mia vita, cioè io e lei vorremmo stare sempre insieme. E per me anche è stata un'esperienza magnifica, sia perché c'era lei, sia perché tutto il complesso, il fatto della Thailandia, di viverlo insieme, di avere l'opportunità di vivere un'esperienza del genere, comunque in buoni rapporti rispetto a come magari gli altri ex l'hanno vissuta, è stato magnifico. Cioè è stata l'esperienza più bella della mia vita. Perché molti dicono, ma com'è la tua ex ed è entrata, vi siete baciate, sembravate che eravate ancora insieme. No, la risposta a questo è che io e lei è vero che siamo ex, ma in realtà non siamo mai lasciate, cioè non siamo mai lasciate male, non abbiamo... L'unica volta che abbiamo litigato è stato dentro Ex on the Beach. E siamo finiti a strisciare notizia. Siamo finiti a strisciare notizia. E tra l'altro è stata la prima volta che abbiamo litigato per colpa di altre persone, perché comunque, cioè una cosa io all'eter la devo dire sempre, perché io poi ho un carattere di merda e chi mi segue a me invece lo sa. Il fatto che voi andate, sì, può essere che abbiamo una faccia di merda, ma il fatto che una persona ha una faccia di merda deve stare al mondo, e questa cosa ve la insegno in questa diretta. Quando voi andate a sputare sentenze sotto i profili delle persone, sei brutta, fai schifo, troia, dovete capire che quella persona un domani potreste essere voi, e il fatto che una persona ha fama, chi più chi meno, non vuol dire che si deve stare a prendersi gli insulti, perché siamo tutti esseri umani e tutti abbiamo un cuore, e quindi certe cose possono dare fastidio. Mi dispiace rovinare questa diretta così, ma io non ce la faccio, ma non per me, io a volte vado sui profili di personaggi veramente famosi. A volte è brutto. Brutto, cioè voi hater siete cattivi, frustrati, non capite che il problema siete voi, anche quando dite fai schifo, down, mongola, brutta. Allora, sapete quante ragazze magari veramente sono brutte e non escono di casa? E un domani i vostri figli cosa li insegnate sul bullismo? Ah, io ero uno che andava a insultare la gente, però quando vostro figlio lo fanno piangere a scuola lì piangete, quindi Luciana Power. Sì, ragazzi, è vero. Comunque è vero, ragazzi, cioè, a volte esagerate, cosa... non capite che potete ferire delle persone. Esatto, anche perché non è che siamo famose, ma anche perché non è che siamo, cioè, noi magari non ancora, però
Penso cioè, io vado su profili di personaggi veramente famosi, siete cattivi, ma lo fate con chiunque. E questa cattiveria gratuita, tra l'altro. Dopo c'è gente una persona può essere veramente qualsiasi cosa al mondo, perché noi decidiamo cosa essere. Ma prendersi insulti da qualcuno non è bello. Questa è una forma di bullismo. È una cosa che dovete imparare, perché un domani veramente i vostri figli, quando verranno bullizzati a scuola, è la stessa cosa che fate voi. Stanno dicendo tutti brava Luciana, grande. No, è la verità. È perché vero, è brutto. Se vostra figlia diventerà famosa e tutti quanti cominciano a scrivere sotto una foto sei una troia di qua di là, voglio vedere voi cosa rispondete. Cioè, qualsiasi cosa decidete di essere nella vita, che uno decida di essere una troia, perché può essere che alcune vanno a fare quel lavoro, che una decide di essere qualsiasi cosa, l'importante è che faccia star bene la persona, e chi ha il coraggio di essere se stesso e di fare ciò che ama è la cosa più importante, quindi non bisogna insultare nessuno. Se una è brutta, magari, ok, sono brutta, io ho tantissimi difetti, non mi piaccio io magari, ok, ma non per questo uno deve venirmi a dire sei brutta, fai schifo, perché ci sono ragazze che si uccidono. Avete mai sentito storie di ragazzine che a scuola si buttano dal quarto piano perché si vergognano degli amici? Quindi ci tenevo ad aprire questa parentesi, perché è un discorso che a me mi tocca sempre. Ok, adesso passiamo alle cose belle, sì. Che sono anche simpatiche quando voglio. No, è giusto dirle queste cose, raga, perché sì. A volte uno non se ne rende conto. Non se ne rende conto e offende veramente gravemente le persone. E quelle persone magari se sono, magari prendete una Luciana e una Vanessa che se ne sbattono perché fanno quello che vogliono nella vita. Però mi dà fastidio comunque. Ti dà fastidio, però a un certo punto non è che tu non dormi la notte per questa cosa. Però magari prendete una ragazzina che magari ci tiene ed è debole, si sente, di carattere. È debole di carattere, cioè quella lì domani si va a buttare al balcone e voi siete responsabili, capito? Quindi dovete stare un po' più attenti e a dire le cose, soprattutto quando si tratta di difetti magari veri. Cioè, se io posso dire sei antipatica, va bene, ok, ma non cominciare a, esatto, non cominciare a dire il grosso. Hai detto bene, non dare agli altri quello che non vorresti sia dato a te. Penso che a nessuno piacerebbe sentirsi dire fai schifo, faccia da culo, troia. Cioè, anzi, guarda, a volte vorrei essere veramente troia, almeno sarei felice. Invece no, dobbiamo anche soffrire per uomini del cavolo. Che vi sta presentando? Domanda per Luciana. Cosa ti ha colpito di Gianluca? Allora, di Gianluca mi ha colpito la simpatia, e che comunque era molto simile a me, il fatto che aveva scritto un libro e poi era tanto dolce come sa. Cioè, ho visto in lui molta sincerità, comunque, anche se poi magari dopo il programma magari ha fatto, ha scritto a me, ha scritto ad altre, però comunque in quel momento mi ha dato delle dimostrazioni, comunque poteva viversi un'esperienza che comunque ha preferito passare facendo il serio nei miei confronti. Ci siamo. E quindi questa cosa mi ha colpito molto, ma la cosa principale è la sua simpatia, perché a me piacciono le persone con cui posso ridere e scherzare. Io ho un carattere molto scherzoso e quindi mi trovo bene con chi mi fa essere me stessa e fa uscire questa mia ironia, questo mio giocare che mi fa star bene. Ma hai messo qualche filtro, perché sembra molto poco carino. Ma ho messo il filtro quello normale, quello che cade la neve prima e poi se ne va. Benito Marino, ciao, ti salutiamo. Vai, vai, la prima domanda, come vai? Bene, il tuo accento. Il mio accento è difficile da capire. Dicevo quella che hanno chiesto l'anno, perché abbiamo deciso di far sesso. E lo stesso italiano? No. Ma mia mamma no. Cantatevi una canzone di Capo Plaza. Fumo, fumo, stai nell'allenamento, yeah. Torno a casa, mamma, cellulare spento, yeah. Mamma, tranquilli, mi sto divertendo, yeah. So con quelli che ti fanno il mezzo, yeah. Posa il cellulare che ti dà la testa. Qua sei la stessa minestra, mica la tua festa. Il mio amico vuole pace, fuori c'è la guerra. Basta. Questi qua mi vogliono fuori, io ho mandato i fiori. Ehi, sono un piccolo selvaggio, perciò ti innamori. Allora, intanto salutiamo qualcuno qui, dai. Ciao ragazzi, scusate se non vi salutiamo, ma stiamo leggendo le domande che ci state facendo, che penso che sia la cosa più interessante. Ma sappiate che vi salutiamo tutti e che... No, infatti l'ho detto che non sapevo niente. Vai. Allora, io volevo rispondere. Allora, about Jimmy. Ma è vero che... About Jimmy dice, ma è vero che saremo in giro in tutta Italia. About Jimmy dice, qui con noi dice, ma è vero che saremo in giro per tutta l'Italia. È vero, perché a breve ci saranno delle tante non novità. Non possiamo spoilerarlo adesso, perché... Però manca meno di un mese per dire le prime cose. Sì. Quindi sì, Jimmy, preparati, Jimmy. Scalda le gambette. Allora, vogliamo far entrare qualcuno? Vediamo, no, se ci chiedono qualcuno in diretta. Aspetta, finiamo di rispondere, che ci sono delle... Apri, che io...
Se meglio di Capo Plaza, ti hanno detto, beh, perché sai cantare lei? Smalto portato ai piedi. Non, io non le ho lo smalto ai piedi. Vai, vai giù che c'è una che mi interessa. Avete, aspetta, questa e poi quella degli altri programmi. Allora, come mai avete provato a far sesso tra di voi per provare? Allora, a me mi era già successo due volte con altre due ragazze, però non l'ho mai voluto, cioè io pensavo che era solo una cosa per provare, non ho mai voluto ammettere a me stessa che ero bisessuale perché mi vergognavo, e, cioè mi vergognavo per me stessa, non per le altre, capito? Cioè, a primo impatto l'ho presa così. Invece poi ho capito che io sono fatta così, ho un carattere aperto e quindi non me ne frega del giudizio degli altri, vivo la mia vita come voglio. E quindi poi Ex on the Beach ci ha dato la possibilità di uscire alla luce e poi vabbè la terza sì, persona. Anche perché lei. Prima di Ex on the Beach non lo sapeva nessuno. E quindi diciamo questa sì, cosa. Non ho, anche cioè, se non siamo due ragazzi che si vergognano magari di queste cose, anche perché io penso che non ci sia da vergognarsi. Love is love. L'amore poi, è amore. E poi sì. Vabbè, è normale che adesso. Cioè, io parlo comunque per tutti me, esseri ma umani parlo, siamo curiosi. Parlo per me, ma parlo anche per lei. Non è che andiamo in giro adesso. Cioè, comunque siamo per la maggior parte etero. Poi sì, tra sì. Di noi è successa questa cosa. È nata questa amicizia forte e quindi cioè, vogliamo mantenerla fino alla fine. Tutto qua. Anche perché, cioè, io sono stata con 5 donne, ma è una cosa che sono donne che mi hanno colpito. Sì, è semplicemente quello, ma non è che se. Vedo una donna, cioè mi farei le donne, nel senso, devi avere qualcosa che mi colpisce, qualcosa di più della media. Ma non sì. A livello estetico, proprio a livello profondo. Grazie di aver fatto la ok, andiamo avanti. Allora, io direi di far entrare qualcuno in diretta, aspetta. Così ci fanno qualche domanda. Allora, i maschi di solito poi non accettano. Ce ne mettiamo una donna. Melania Romano, vediamo. Non può partecipare. Vediamo qualcun altro. Facciamo un po' di domande, un po' di. Alisia, proviamo vai. La prima. Vai, sì. Panetta. Approviamo Alisia. Intanto. Sono troppo fumo belle, grazie ragazzi. Ciao. Come stai? Bene, voi? Bene, grazie. Vuoi farci qualche domanda? Devo pensarci un attimo. Quanti anni hai? 13. Voi? No, 23 e 22. Da dove venite? Noi abitiamo a Milano. Però siamo io calabrese, lei siciliana e abruzzese. Sì. Anche mia zia vive a Milano. Sì, e tu invece di dove sei? A Paluzza, provincia di Udine. Ah, ok. Se vuoi fare qualche domanda, puoi farcela adesso, che abbiamo fatto questa diretta apposta per farci fare qualche domanda. Va bene. Non so che domanda farvi. Una a caso, la prima che ti sente. Pure stupida, non fa niente. Cosa fate dopo? Dopo cosa facciamo? Andiamo al lavoro. Andiamo a lavorare stasera. Lei lavora. Io ho una serata in Alessandria con le mamiciula, il format con cui lavoro, e lei in un altro locale a Genova. Io all'Estoli, lei è a Luna Rossa. Luna Rossa, sì. Quindi chi vuole venire a salutarci, siete benvenuti. Va bene, dai. Andiamo a mangiare e andiamo avanti con le altre, ok? Ok, ciao. Grazie, ciao. Un bacio. Allora, vai, che com'è? Questa è mia. Mio padre, com'è? Mio padre, com'è? Questa comunque, è Happy birthday, papà! Happy birthday! Ragazzi, tartassate tutti di messaggi di auguri mio padre. E faccio questa cosa. Auguri. Comunque voglio conoscerti perché mi fai scassare. Luciana è innamorata di mio padre perché fa scassare. Ho in mente un tuo video dove salti con la corda e conti in giapponese. Col cane sotto che sta. Cioè, io pensavo che mi avesse mandato uno di quei video che fanno ridere, penso te. Invece eri tu che facevi. Grazie. Invece eri tu che saltavi con la corda e Sly che abbaiava. Domande. Allora vai. Ragazzi, c'è mio padre in diretta, quindi ho più le domande. Qual è il vostro sogno nel cassetto? Vai. Ah no, anzi, prima quella dei programmi, vai.
sono chiesto se fare molti programmi. I vostri genitori hanno avuto il programma? No, progetto di fare altri programmi. Sì. Allora, siamo proprio qui perché stiamo lavorando sul nostro futuro. Oggi ci siamo incontrate, io e Luciana, perché abbiamo delle proposte importanti. Abbiamo dei casting. Però adesso non possiamo sotto contratto, possiamo non, dire, non possiamo ancora né dire né far niente. Però nella nostra testa, quindi speriamo che vada altri bene. Altri due o tre programmi ci sono nella nostra testa. Questo perché, per quanto i reality molti li classificano come trash, stupidi, sono cose che ti lasciano il segno. E comunque sono tante esperienze, sono esperienze. Vuol dire che siamo ragazze da reality, che reality fondamentalmente vuol dire realtà. Noi ci scassiamo da ridere, cioè siamo sempre attive. E quindi stare in un posto così, quando magari è di molti che passano il tempo a non far niente, noi saremmo in grado da una semplice casa o da una semplice esperienza a tirare fuori il mondo. Quindi sì, ne faremo altri. Sì. Ma comunque il nostro obiettivo è poi fare cose più importanti. Sì, anche perché ognuno di noi ha le proprie ambizioni, le proprie passioni, come io con il canto, quindi ce l'ho con la recitazione. Lei con il ballo, la recitazione, quindi sono cose che comunque, sì, i reality poi aiutano, perché comunque ti hanno sempre più. E comunque queste esperienze ci danno la possibilità comunque di realizzare i nostri sogni, perché per quanto poi molti pensano che la fama voglia dire denaro, non è così. C'è una gavetta da fare e anzi ci sono dei periodi in cui un artista si trova senza un euro e con la voglia di realizzare i propri sogni, con delle ambizioni troppo alte per quello che ha. E quindi diventa difficile. E poi però tutto cambia, e solo con la dedizione, la gavetta, il tempo. E quindi questi programmi a volte, grazie alla visibilità, danno la possibilità di avere altre entrate, che le entrate non arrivano dal programma stesso, ma da altre cose. E con queste entrate avere la possibilità di realizzare i propri sogni, come studiare e fare mille cose che possono portare alla realizzazione. Un applauso, commovente quasi. Io dovrei andare a fare i talk show, parlare di cose di vita. Mio padre che ha scritto, convertite i miei testimoni di Geo. Ma perché? Io ti amo. Oh, vabbè, fa morire. Come che si chiama tuo padre? Stefan. Stefan, ti aspettiamo qua a Milano? Beh. Ti vogliamo vedere qui a saltare col cane. Era più bravo già Renatino. Io direi, senza metterle, di dire noi la domanda e commentare a random, sennò non finiamo più. Sì, infatti, sono tante. Ogni quanto vi sentite? Allora, noi ci sentiamo quasi tutti i giorni per telefono, perché comunque ci sentiamo pure su Instagram, eccetera, però vabbè, tutti e due comunque lavoriamo, siamo quasi sempre fuori da Milano, quindi non sempre abbiamo l'opportunità di stare insieme, però ogni volta che possiamo ci vediamo, questo è poco ma sicuro. Ancora chiavate? Vabbè, queste sono domande a cui non rispondiamo perché sono ovvie. Qual è il tuo titolo di studi? Allora, io sono diplomata in tecnico dell'abbigliamento e moda ad un professionale di moda con 93. Io sono diplomata alla Campolongo School. The Street School. Vabbè, scendere mai a Catania, spero di tornare, anche se sono appena stata. Sei bellissima, anche il tuo nome è stupendo perché è uguale al mio, Vanessa. Grazie, amore. È vero, Vanessa è un bel nome. Sì, è un bel nome. Vanessa la fessa. La coppia più bella a voi, grazie. Potete far vedere come siete vestite. Siamo in short. Ehi, mamma mia. Sono ingrassata, tra l'altro. E lei? Aiuto. Siamo tutti in shorts. Vai, guardate che... Così l'abbiamo fatto anche il twerk, non potete dire che non vi rendiamo felici. Ecco. Aspetta, fammi allungare la gamba. Ti fa male. Ok, quindi non siamo proprio vestite. Vabbè, vai. Poi. Che smalto portate i piedi, avevo già detto. Hai raggiunto tutti i tuoi obiettivi, ancora no, ma ci stiamo per riuscire, lo spero presto. Ha vinto! Ma sei nata sottoterra? Perché sei una patana. Hai vinto! Siete stupende, qualcosa di rifatto. Lei tutta naturale, io ho il naso rifatto anche male, infatti lo devo rifare di nuovo. E le tette! Viva le tette! Quelle le rifarò presto anch'io. Ah, è una punturina labbro sopra. Giusto una. No, dove? Poche. Sì.
Ma poco, metto mezza scala. Quello sotto è mio invece. Poi. I vostri genitori sì, lavorano qua, ma mia mamma no. Ma sì. A che età la prima volta? 13. Posizione preferita. Ma come sei uscita a caso? Vengo via. Amo. Ma si deve essere fatto. C'è la mamma. Mamma, esci. Ma chi è? Era più bravo dello che era. No, sappiamo perché tu non sei stata con il ragazzino. Ah, tu lo sai, me la canti una canzone, ma chi è? Ma chi è, cari? Chi vi sta più simpatico tra i ragazzi di Ex on the Beach? Jessica. Ma... i ragazzi. Ah, maschi e femmine? Ah, maschi. Allora. Ah, i ragazzi Renato. Vabbè, ma è Federica e Jessica, vi sono simpatiche. Federica e Jessica. E i ragazzi, vabbè, Renato, Jimmy. No, Jimmy pure. Andrea. Sì. Andrea mica non lo sento una vita. Vabbè, però tutti, dai. Cioè, no, comunque... sono tutti bravi. Mi salutate, ciao Benito, l'abbiamo salutato. Chi odiate del programma? No. L'unica persona che non diciamo mai qui è... io e vi amo, ma stasera... Lei alla luna io rossa. Io sì, stasera ragazzi... sono alla Luna Rossa. E io all'Estoril, la Genova. Quindi, venite. Numerosi, ragazzi, numerosi. Ok, dai, io direi basta con le domande, tanto più o meno sono sempre uguali. Continuiamo la nostra diretta. La prima volta che hai battuto mio padre. La volta che buttavo testa dopo il parto. A tuo padre è tutto in direttissima, prova. Ci saranno altre Sun the Beach? Sì. Come si dovrebbe contattare una ragazza su Instagram? Non bisogna contattarla. Siete fantastici, adoro, grazie, vi definite fidanzate. No. Da no? Quanto tempo vi conoscete? Due anni? Due anni e mezzo quasi, sì. Stasera sì. Date il sì o no, stasera lavoriamo. Siete state voi stessi nel programma? Lei sicuramente sì. Io sì. No, io sì, sono stata me stessa. Ero un po' bloccata per il mio lavoro di personal trainer, quindi su alcune cose cercavo di mantenere la mia professionalità, che poi ho capito che invece io sono così, e quindi se lo rifacessi ora sarei veramente me stessa fino in fondo. No, solo che quello fa paura, me essere me stessa fino in fondo. No, io sono stata vera dall'inizio. Vabbè, quello anch'io, però mi sono moderata su alcuni aspetti, sì, magari i clienti potevano vederlo. Cioè, arrivavo in palestra e mi prendevano per il culo. Farete qualche raduno tutti insieme? Sì. Vi incontrerò mai, dipende dove sei. Farete diretta, dai, come conoscete? Ok, questo abbiamo risposto. Okay. Adesso, twerkate per favore, tornerete insieme. Jimmy, cos'è il sì? Ah, se colleghi per tutta la cassa potremmo mettere un po' di musica. Dove me la passo? Aspetta. E ovviamente mettiamo Bad Bunny, perché il mio cantante preferito. Anzi, metto la mia canzone preferita. Esprime lo stato da me. Oh, ma sta cosa? Bluetooth device is ready to pair. Cioè questa. The ready to pair. To pair. Dai, dove sta questa? Devi mettere Bluetooth. Ecco, è meglio. Bluetooth device. Brutta stronza, happy birthday. Vai, questa è la canzone. L'hai messa per tutto? Mio padre piace a Noel. A me piace il 47 invece. Cabrón. Cabrón. Cabrón.
Io il mio sogno è andare a fare nelle canzoni di Bad Bunny. Hey, 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 hey. Il momento più bello è stato quando ha detto Naomi che l'ha scritto a me. Che puttana non c'è scritto, ma la famo. Ragazzi. Ma ragazzi, l'hanno tagliato, non è che Gianluca non mi ha voluto venire ancora a letto con me, io avevo fatto un insulto al suo membro. Che però non era vero, era ubriaca. Mi piace distruggere l'uomo. Comunque ti dice, puttanoni, cose, ci avete sfondato di ball. Siamo a casa mia, Jimmy. Para ser pen, 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 pen. Facciamo cose che voi giovani fate tutti i giorni, divertirsi, ragazzi, divertirsi è la cosa più bella della vita. E sapersi divertire con una cassa, non è con il sistema. Eccolo! Vederti a ballare, scusa. No, di ballare. Ma, allora, ballare, balla. Cioè, sono in macchina. Scendi, fermati, scendi e balla. Sono in autostrada, la vedo un po' dura. No, cosa è successo? La pubblicità mi ha messo Luciano. No, vai, ma perché non mi invitate mai a casa vostra? Cioè, io mi dico, perché non perché mi invitate? Perché te lavori sempre. Perché sei sempre da fare. Poi non ero mai. Sempre da fare. Ti ho portato un pacco, happy birthday. Sì. Monte, ragazze. Wow, dove sei? Che bel tramonto, grazie di goderci di questa bellissima vista. Sei un tesoro. Cioè, se non ci penso io a voi. Comunque faremo. Io arrivo a casa e faccio la sfida di twerk. Siamo entrati. È entrato Jimmy, siamo nei video in diretta più popolari. Minchia, grazie Jimmy. Ma esce l'autostrada. Come sto? No, sto cercando. Sto vedendo un po' di. No, ma ragazzi, c'è. Quelli che. Niente, adesso sono arrivati tutti gli hater di botto. Io voglio le. Sì, ma perché appena balli un po' la gente dice che si trova. Ragazzi, ballare è la cosa più bella del mondo. Cioè. Non capisco. Adesso siete bloccate, può essere? Cioè, vi vedo tipo bloccate. A noi? No, non siamo bloccate. Non siete bloccate. Oh, in belle in movimento. Siete belle in movimento. No, io mi vedo bloccate. Voi mi vedete. Sto tornando dalla partita. Cioè, sono. Sto tornando alla Inate. Mangia anche tu un mulino bianco. Per un risveglio speciale. Con le macine. Comunque, stasera sono a Verona. Noi siamo Genova e Verona. Alessandra. Chi è che è a Genova?
Oh, ah, te sei a Genova, è vero? Adesso ne... sì. Puoi uscire e devo finire di segare. Ah, Gianluca ha scritto Ganzo. Ganzo. No, Gianluca, entra pure tu, dai. Gianluca. No, Giallo, cazzo. Oh, Giallo, giovedì sono al Pitti, a Firenze. Ma si può fare il 4? Si può fare tutto, Vanessa. Gianluca, vieni a noi. Gianluca, ho visto l'ultima stories di Gianluca, è tipo nudo. Andate a vedere, vi giuro. Gianluca. Cioè, vabbè che tanto ormai, cioè, se scrivete nome e cognome di Gianluca, cioè, si vede più serio su Instagram. Quindi... Quindi ormai... Gianluca, non c'è niente di male. Gianluca, sei una persona nudista. Gianluca, ma sì, infatti. Non posso, sono nudo, vedi? Dai, entra, Gianlu. Giallo, ma mettiti qualcosa, non puoi essere sempre nudo. Si sta segando. Cioè, Gianluca ti ha inviato la richiesta. Dice Gianluca che si sta segando. Questa è quella che... Faccio le prove per andare a cantare nelle canzoni di Bad Bunny. L'Induomo la canta. No, andrò a cantare. Yeah. Ciao. Siamo bien. Hey. Ma domani cosa fate, ragazzuole? Domani ci dobbiamo beccare. Domani cosa fate? Io domani sono libero. All'ospedale per il ginocchio, Gianluca. Anche io mi devo operare, Gianluca. Mannaggia, Luca ha ancora sto ginocchio, mi spiace un sacco. Lui, io mi devo operare. Mannaggia, lui si devo operare. Dai, un po' di animo a questa diretta, che la gente... Infatti, domani, cosa fai domani? Io niente. Nemmeno io. Domani giornata libera. E domani andiamo a fare tutto aperitivo. Andiamo all'escape room domani? Bello! Sì, io voglio andare, una vita che voglio andare. Facciamo un escape room domani. Però voglio fare quello horror. Anch'io. Facciamo quello horror. Dai, va bene. Ci sta di brutto. Allora, dobbiamo parlare con la gente, non tra di noi, dei fatti nostri. Allora, saltiamo. Dai, fateci vedere un po'. Jimmy, trovo... Senti, scusate il fatto che tu stia guidando mentre sei in diretta. Vabbè, ragazzi, cioè, sono veramente qua così. Cioè, io... Non è che sto... A parte che, ragazzi, sono fermo. Dai, ragazzi, tutti quanti guidano e fanno le dirette. No, ma poi sono fermo in colonna. Cioè... 5 secondi sì, che sì, stai. Oh, ragazzi, veramente, comunque, quando scrivete queste cose, come ha scritto uno, c'è veramente Pornhub. Non dovete venirmi a fare le seghe su Instagram su di noi, pezzi di merda. Ma deve essere orgogliosa che si fanno le seghe su di te. Sì, ma che schifo mi scrivi queste cose? Vabbè, sono pervertiti, dai. Fanno. Chi le dice... Quindi si fanno e non si dicono. Ragazzi, fatele ma non le dite. Non lo dite. Ti ricordi di me, Jimmy, Gabri, Giovannetti? Oddio, non ho visto la foto. Jimmy, cosa però hai fatto non mi ric- Gabri, Giovannetti? Non so neanche, non lo so. Oh. Dico di sì. Ciao Gabri. Vanessa, dove sta il mio mitico Yuri? Non lo so. Yuri sarà in isolato. Vedete il tuo contachilometri. Ma sarà in isolato. Sta affondando. Sto pensando te. Ma voi l'avete votato, Yuri? Quando fue? Come te la sia chi è? Sì o no? Ma sai cosa faccio adesso? Faccio la diretta della diretta. No, ecco, l'incesto fa. Aspetta, Inception di Luciana. Che macchina? Vogliamo lo squalo. Tutti in diretta, ragazzi, correte sul profilo di Vanessa. Ciao. Sto facendo la diretta, alla diretta? No, la storia della diretta. Non parlare. Saluta nella storia, saluta.
non ciclo, lo che non sirve, io non riciclo, si chiede lì da se te lo metto per ricordare. No, vabbè, ma che spettacolo, cioè, io vi voglio immortalare sto momento. Vogliamo lo squalo. Adesso sei la più bella d'Italia insieme a Roberto. Amore, grazie. Oh, finalmente va. Allora, lì davanti. Faccio un po' di fanali. Sono con la Subaru SV. Dov'è? La Subaru SV. Ma no, voi non sapete la Subaru SV? Il SUV della Subaru. Aldo, Giovanni e Giacomo. No, Subaru Barak. Non siamo 96, cazzo, vogliamo capire. Ma la finisci? Luciana ci sta abbandonando col telefono. No, sto caricando uno. Aprite la canzone di Renato. Aprite la questa sera. Sono in colonna, raga. Serata a tema. Ma in discoteca. Completino viola si vola. E che la fai? Mi piace. Oh, sono una fan di Renatino. L'ho sentito prima, Renatino. E fa? Perché saremo insieme a Firenze. Ah sì, con Vanessa, per te diventare lesbica. Ma stai scrivendo. No, sono gelosa, allontanatevi tutti. Dico, il capello c'ho, raga. Poi non mi dite niente che c'ho un capello imbarazzante. Amo, ma se manco ti rivedo i capelli. Vabbè, cagare. Ce li hai tagliati. Ce li hai tagliati. Metti c'ho il cappello, cazzo, c'ho il cappello. Pronto uso. Scusa, cazzo, l'ho fatto a fare il cappello Next X, secondo me. Fa freddo, eh? Il pompiere, vogliamo Gianluca. Ciao, Iose, Lucia Carrozza. Lucia Carrozza è una figa. Non sto scherzando. A Firenze stanno registrando La Casa di Carta stagione 3. Gabri Giovanetti, siamo. Devo andare a Firenze subito. È vero, stanno registrando oggi. L'ho letta anch'io la notizia. Ma scusa, ma voi non me le dite queste cose che io devo andare? Raga, dobbiamo farla noi la casa di carta. Io sono a Tokyo. Io comunque ho già il vestito. Ho il vestito a casa, a casa di carta. La maschera di Dalì. Io voglio il tipo. No, ho la maschera di Dalì e tu. Fare il film. Io Io ce lo facessi. Io voglio Jamie Lorentello. Ma infatti, prossima serata ci vestiamo così. Jimmy e Berlino. il professore bene. Ozuna, baby, da te, cosa ne pensate di 50 anni che sono porcate sotto i vostri post, che ci fanno cagare, che sono dei deprovati, che sono dei poveri sfigati dei però provati. D'altronde a una certa età, se gli uomini erano sfigati da piccoli, figatevi quando figate. Io fra 20 anni. Cioè. Vanessa, ti amo. Grazie, Vanessa, è stato breve ma intenso. Grazie Jimmy, di tutto. Addio. Quanto è finita la partita, Jimmy? 1-1. Così, a caso, non so chi. Siete tornati insieme, non ci siamo mai mollati. Andate a vedere l'ultimo post del professore della Casa di Carta, subito. Comunque, qui si sta riprendendo. Com'è che si chiama, che non mi ricordo. Aspetta. Chi? Il professore della Casa di Carta. Però. No, su Instagram. Ah, boh. Mi dici il nome, per favore. Come si chiama su Instagram il prof? Io non lo so. No, l'ha scritto una tipa, lo sto chiedendo a lei, non a te. Sei sempre in mezzo come il prezzemolo. Comunque io ancora ho uno schiaffo da darti per quello che hai scritto, che mi vuoi uccidere. Giusto, la pazza sei tu, raga, ti devo uccidere. Ma fino a quando saranno le riprese? Qualcuno lo sa? Perché io vado davvero, Ma no, ma solo oggi, mi sembra. Oggi o due giorni fanno a Firenze. Jimmy, ti faresti sodomizzare da Yuri. No, raga, Yuri sta passando dei brutti momenti questo. Mi non toccate Yuri questo. Ma siete mai stati fidanzati con Luciana ancora? Mamma, che palle! Non l'avete ancora capito, sì. Fino al 27 gennaio? Ah, minchia, così tanto? Luciana, fino al 27 gennaio. Cosa?
Dicono che le riprese fino al 26. Io sono a Firenze il 10, quindi... Io vado allora, io vado. Ma vieni, vieni anche tu. Ma che vengo a fare? No, vado... Vedi, fa il salto al Pitti, c'è il Pitti uomo. Jimmy si scopre le bambine, sì, cazzo. Oddio, ma questo qui ha rotto le palle a scrivere queste cose. Cioè, io è proprio che zero. C'è a noi di Jimmy sta scrivendo che si scopre le bambine. Ma la smetti, ma te ne vai. Ragazzi, ma è stato, probabilmente. Vabbè, ragazzi, le lettere esistono. Jimmy... Davide Minerva, vedi di andare a fare un bel giro a fanculo? Ma sì, ma sti cazzi, ma a me non ne frega niente. Ma no, tanto posso scrivere. Adesso spacco il telefono. Quando venite a Firenze? Il 10, il 10 gennaio, giovedì prossimo. Il 10, io andrò a Firenze. Ma Martina che fine ha fatto? Tre. Niente, non riesco a trovare più persone che non mi aiuta, capisci? Sono allora, stato finito nel mio profilo. Luciana, cavolo, le parolacce no, e neanche gli insulti no, però... E comunque vai a leggere l'articolo, che c'è un articolo che dice che le persone che dicono più parolacce e imprecano sempre sono le persone più oneste e grande, Johnny. Non hanno paura di mostrarsi per come sono e non mettono filtri a ciò che dicono. E l'ho anche postato oggi sul mio profilo, sono andata a vedere sulle mie storie. Quindi io sono intelligente. Ragazzi, non fate incazzare Luciana, Si è visto? No, cioè, lui... E anche Vanessa, non fatemele arrabbiare. No, perché divento mi vengono a prendere sotto casa. Sì, ovviamente per i zoma. Oh no, Vane. Sì, ragazzi, andiamo a cantare. Raga, adesso noi dobbiamo... Jimmy, noi ti salutiamo perché dobbiamo uscire. Aia, la gamba. Quindi vi mando un bacio grande a tutti quanti. Grazie mille per Anch'io. Essere stati in questa diretta. Ciao Jimmy. Ciao ragazze, ci sentiamo per domani per domani l'escape sì. room, serio. Siamo sul gruppo. Ciao. Va bene. Amore. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora ragazzi, noi volevamo salutarvi. Grazie mille di essere stati con noi oggi pomeriggio. Grazie per i complimenti, per gli insulti, per tutto. Grazie a chi ci ama e grazie a chi ci odia. Un bacio a chi ci ama e due a chi ci odia. Esatto. Quindi noi da Vanessa e Luciana è tutto, da casa Vanessa. E quindi ragazzi ci vediamo alla prossima con puntata. Il webinar. ci vediamo alla prossima puntata di... Le Cherries Show. Le Cherries Show. Perché comunque questo... il nostro nome d'arte di tutti e due, perché della siamo coppia. Una coppia, sono... Le Cherries, perché siamo come le ciliegie. Siamo attaccate da due... Siamo staccate ma attaccate. Siamo... Quindi adesso faremo vi voglio bene, anche noi vi vogliamo bene. Un bacio a tutti ragazzi. Ciao raga.